Ecco, la coppettina deve essere un po' riempita di alcol dopo aver riempito il fornellino. Accendiamo, stando ben attenti. Ed ecco la fiamma. Attenzione che alla luce la fiamma dell'alcol non si vede, quindi al sole, per esempio, è meglio fare molta attenzione. Dopo circa 1 minuto e mezzo, 2 minuti, la fiamma comincia a uscire anche dai fori laterali del fornellino, deve scaldarsi l'alcol all'interno e cominciare ad evaporare. Ecco, infatti adesso comincia. Ci mettiamo sopra padella con un po' d'acqua, un paio di bicchieri tanto per provare. La fiamma sotto sviluppa un bel calore. Io non ho fatto l'aggeggino per limitare la fiamma, però devo dire che probabilmente serve. Dopo pochissimo, 3 minuti, 4 minuti, l'acqua comincia a bollire. Qui siamo in interni, quindi ovviamente la temperatura non è la temperatura esterna, insomma, quindi. Però in effetti ci ha messo molto poco. Padellina in alluminio. Ecco, l'acqua bolle. È ora di metterci una bella bustina di tè. Come si vede, le fiammelle escono dai buchi laterali. Può essere che li ho fatti anche un po' troppo grossi. Adesso proverei a spegnerlo per vedere se in effetti non. Probabilmente ho tagliato il bordo non perfettamente. Vediamo se è così. No. Non è facile spegnere l'alcol, eh. Bisogna proprio soffocarlo. Adesso vediamo qua. La pinzetta è sempre utile, almeno si può stare lontani. Tiriamolo un po' fuori di qui. Ok. Prendiamo qualcos'altro, ecco, una padellina, questo direi che funziona. Spento. Bene, prova fatta.